Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parliamo di un nuovo filato, del tutto made in Italy, dopo analizzeremo per bene anche questo dettaglio. Molto sottile, perfetto per la realizzazione di borse e accessori e anche molto rigido. Analizziamo insieme nel dettaglio il Tie Slim Unito. Allora, ecco qui questo splendore di tie slim unito che si presenta così in rocche da 200 grammi per una lunghezza di circa 200 metri. Il diametro, come potete vedere, è davvero molto sottile, infatti è di circa 1,7 mm, per il quale consigliamo l'utilizzo o dei ferri 3-4 oppure dell'uncinetto 2,5-3. I colori sono diversi, attualmente sono 9, ma chissà, magari in futuro potranno essercene di altri. Come potete vedere, ha questo aspetto leggermente lucido e però al tatto, credetemi, è morbido, quindi da consentirvi una facilità, insomma, e una morbidezza nella lavorazione, ma come avremo modo poi di approfondire in seguito, vi darà anche il giusto sostegno, la giusta rigidità che cercate da sempre nelle vostre borse. Analizziamo però attualmente quelli che sono i colori disponibili. Analizziamo i primi tre colori: Bordeaux, blu e avio. E proseguiamo con i classici, vale a dire il nero, il bianco e il grigio. E concludiamo con gli ultimi tre, vale a dire rosa, panna e beige. Insomma, questo tie slim unito, grazie a questo spessore di 1,7 mm, vi consentirà di realizzare quelle pochette con un punto un po' più di rilievo, quale ad esempio un bel punto nocciolina, che sicuramente vi permetteranno di realizzare delle creazioni, grazie anche alle diverse varianti di colore che il tie slim unito presenta, anche magari da mixare tra di loro. Insomma, una creazione adatta, perfetta, soprattutto grazie alla sua qualità. Perché? Perché parliamo di un prodotto made in Italy, quindi garanzia appunto di qualità, quale questo nome è degno di portare, di creatività, di cura nel dettaglio, un prodotto che vi consentirà di realizzare delle creazioni che davvero possono durare nel tempo. E insomma, c'è bisogno di questo, c'è bisogno di continuità e c'è bisogno di qualcosa di solido. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella e noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!